ragazzi, ciao a tutti, come state? Io sono Alex, o meglio, potente a parlare ragazzi, qua Alex, oggi, oh my god, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi un video diversissimo dal solito. Perché infatti, signore e signori, porgete le vostre orecchie davanti al microfono. Oggi non sono qui a portarvi neanche un video di FIFA, né un video in real life normale vlog, bensì un video su Clash of Clans. Ora ci saranno molte persone di voi che mi staranno offendendo con pesanti insulti e altre che diranno e vai. Ragazzi, ci tengo subito a dire che faccio video di questo genere poiché infatti da un paio di mesetti che sto gioco mi sta veramente prendendo. Con i miei amici ho anche un clan, quindi mi fomento anche abbastanza, però comunque volevo portarlo anche su YouTube per vedere se la storia piace oppure meno. Quindi se il video vi piace e se ne volete lasciare altri, lasciate un bel mi piace che mi fareste felicissimo. E beh, e poi mi sembra ovvio che lasciandolo contribuirete al continuo allo sviluppo di questa sorta di serie. Comunque, bando cianciamo le bande, oggi sono qui a presentarvi il mio villaggio, una cosa molto Isis direi, quindi andiamo subito a vederlo. Ragazzi, il mio villaggio è questo qua. Innanzitutto ci tengo a dire che non sono un esperto di questo gioco, anzi faccio abbastanza cagare, quindi se avete consigli mi raccomando datemi, anzi ci terrei veramente un macello perché so che alcuni di voi sono tipo delle bestie, quindi datemi consigli. E comunque dicevo, questo qua è il mio villaggio, devo dire che mi trovo abbastanza bene, dato che sono uno che pensa ai big money, al big emisir. Sto molto attento nel predisporre il villaggio in una determinata disposizione, poiché infatti, come potete ben vedere, tengo il municipio a livello 8 fuori. Questo perché? Perché preferisco difendere le mie risorse più che il villaggio. Come vedete, ciò comporta che perdete molti trofei, ma a volte potete anche trovare qualche avversario abbastanza pirla come questo, che mi ha attaccato con 6 draghi a livello 3 e mi ha pure regalato 23 trofei così Isis, ed è una cosa molto buona considerando anche il fatto che il mio municipio era fuori. Comunque, proprio per questo motivo, ci tengo un attimo a farvi vedere quali sono le mie solite truppe. Allora, utilizzo all'incirca un centinaio di barbari, un centinaio d'arcieri, poi un 4 spaccamuro e poi il bomber eroe, il nostro re barbaro in questo caso al 3. E niente, mi trovo abbastanza bene, perché in questo modo spenderete veramente poco elisir per fare il vostro esercito e potrete prenderne veramente tanto dagli avversari, perché infatti ne avete degli ultimi attacchi. 38 minuti fa ho attaccato RHZ, gli ho rubato 207.000 d'oro e 195.000 d'elisir, e così ho fatto con molte persone, quindi cosa veramente ottima. Altra peculiarità di questo villaggio è la disposizione di tutto, perché come vedete è tutto abbastanza simmetrico, ma è tutto veramente fenomenale, soprattutto le aeree disposte così. Veramente ve le butteranno giù a fatica e loro prenderanno un secchiello, ci metteranno dentro la sabbia e lo lanceranno addosso ai draghi avversari, quindi cosa veramente ottima. E nulla ragazzi, questo qua era il mio villaggio, adesso ve lo faccio vedere un attimo da vicino. Se volete prendere spunto vi posso assicurare che è una bestia. Adesso vorrei anche portarvi un attacco, ma preferisco fare una cosa. Preferisco prima concludere il video, chiedervi se appunto ne vorreste altri e quindi di lasciare un bel mi piace. E poi se questo video supererà i 2500 vi posso assicurare che in un futuro ne vedrete altri, dove magari vi illustro magari la mia base in guerra, oppure faremo degli attacchi in diretta, si vedrà. Comunque voi mi raccomando datemi consigli, ecco, ditemi magari cosa andare a migliorare, perché infatti adesso ho tutti i moratori occupati, però in un futuro quando mi si libereranno sceglierò di migliorare ciò che mi consiglierete voi, quindi cosa veramente fenomenale. Quindi ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Ho già detto 1600 volte di lasciare un bel mi piace, ma così fatelo, commentate anche se volete. Detto questo, ci si sente tra un 2 o 3 giorni con un prossimo video. Quindi detto questo, vi saluto e dico potente a pace nel prossimo video. Ciao a tutti!